Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Siamo ancora in viaggio! Dove ci troviamo oggi? A Buffalo! A Buffalo, nel Wyoming! Allora ragazzi, questa è la Main Street, ovvero la strada principale di questa cittadina, che andremo a visitare. Faremo due passi lungo questo marciapiede mentre Paola cerca di raccogliere le cose svolazzanti degli alberi e vediamo un po' cosa troviamo di interessante. Oh, guarda Paola, una panchina a dondolo! Chissà se ti puoi sedere. Proviamo a vedere se esce il proprietario e ti sgrida. Però non dondola. Va bene, non fa niente, andiamo via. Sì, si muove e basta. Oh, scappiamo prima che qualcuno possa rimproverarci. Allora, e niente, questa è la strada principale. E, ci sono questi negozietti. È molto graziosa. Ovviamente ogni luogo è diverso da un altro, quindi qui è impossibile trovare grattacieli, giusto Paola? Giusto. Molto tranquilla, pochi semafori, poco traffico, poca gente, due statue laggiù, rappresentanti delle pecore, sono pecore, sì, delle pecore, con il lupo dietro, dopo le andremo a vedere da vicino. Qui sopra invece abbiamo uno striscione che annuncia un rodeo e lì giù abbiamo invece un bellissimo murale, vedi Paola? Qui abbiamo un corso d'acqua e no perché non so, vabbè, ok. Qui abbiamo l'ape molto impegnata, vedete? Vabbè, diciamo che è molto pittoresco. Molto tranquillo. Sì. Qui abbiamo delle sedie a dondolo. Qualcuno si è fermato qui con la sua motocicletta. Questo è un saloon, guardate, è stato fondato nel 1880, Paola. Sentite la musica country? Sì. Oh, abbiamo trovato anche una campana. Wow. Bene. Credo che qui sia finita la Main Street, quindi io direi Paola di attraversare la strada e tornare indietro, perché magari può darsi che da un'altra prospettiva sia più eccitante, capito Paola? Che dici? Dai, ti posso dire! E non ti sentivo più! Anche questo finirà nel video, sappilo. Sarà il polline, evidentemente, con tutti questi alberi, chissà Paola, può darsi che ti ha dato fastidio al naso. Aspettiamo lo starnuto di Paola. Vabbè, ok. Qui fanno i cookies. Questo è il pezzo di prima. Dovremo attraversare. Lì ci sono le strisce. Che grazioso da... Ci ho capito, eh. Una via di mezzo, insomma, Scusate. Riascoltiamo questa musica molto vivace e Paola mi stava dicendo che si è soffiata il naso apposta, vero Paola? Apposta, però adesso che ho il naso almeno... Per avvivare il video, perché altrimenti era un po' noioso. Certo, noi siamo il mio naso. Ok, Paola, andiamo lì, dai, attraversiamo la strada e avviciniamoci alle pecore. Sì, infatti vedo da lontano addirittura un pastore sospetto. Andiamo da quelle parti. Oh, ma guardate, questo l'abbiamo inquadrato. C'era sfuggito, vedete? Per inquadrare il corso d'acqua, che era quello di prima, mi ero persa questo. Molto bello. Abbiamo attraversato la strada. E adesso ci avvicineremo alle pecore. Dai Paola, ma hai sbadigliato? Un attimo. Cioè, io non lo so, ti stai lasciando un po' troppo andare però, Non possiamo essere così maleducate nel video, su. Oh, ecco qui.
Io credo, Paola, che dal momento che non vedo altro in giro di interessante, possiamo tranquillamente chiudere il nostro video in mezzo alle pecore e vicino al lupo. Bene, Paola. Innanzitutto fai attenzione che qui il lupo è pronto per un agguato, sembra di più un cane, comunque va bene. E forse sarà il cane pastore delle pecore, non lo sappiamo. Ma no, le sta conducendo al pascolo, Paola. Va bene, ragazzi, e da questa meravigliosa località ti sei scottata? No. Ah, e vi salutiamo. Ciao a tutti!